l'inaugurazione di questa doppia personale intitolata Al di là del gioco, opere di Veronica Longo e Lucio Stacchi, due artisti che collaborano con noi anche da tempo, anche attraverso il nostro giornale, un rapporto, devo dire, che si è instaurato sulla qualità, sul lavoro reciproco e così anche proprio sulla stima reciproca. Abbiamo avuto modo di averli anche a Mantova in occasione anche l'anno scorso della mostra di Popolare, hanno visto la nostra galleria, hanno pensato di realizzare una mostra e oggi appunto abbiamo il piacere di inaugurarla. Con piacere oggi abbiamo qui con noi il professor Riccardo Battiferro Bertocchi, qua alla mia sinistra, che ringrazio, professore che viene da Verona, che conosce da tempo gli artisti e che ha seguito il loro lavoro e che oggi ci parlerà del loro operato, e anche perché sono due artisti, come potete vedere, di generazioni diverse, artisti che utilizzano anche tecniche diverse, dalla pittura d'olio all'incisione, poi un'incisione che ci dirà anche tradizionale e sperimentale allo stesso tempo. Quindi lascio subito la parola, dopo aver ringraziato gli artisti per aver deciso di presentare il loro lavoro qui a Mantova nella nostra galleria. Grazie. Io ringrazio intanto Arianna per questa gentilissima disponibilità e soprattutto Luce e Veronica per la loro passione che mettono da tanti anni nel lavoro. Come diceva appunto Arianna Sassatori, si tratta di due artisti di generazioni diverse, ma questa diversità di generazione non si vede assolutamente perché c'è una tale integrazione pur nella diversità di linguaggi e espressione artistica che è molto evidente. Come dicevamo, partendo da Veronica come artista che si occupa dell'incisione, la tecnica incisoria, si caratterizza per una grande attenzione sia al lato dell'aspetto onirico della vita e quindi di conseguenza anche quello che è tutto un rimando all'esperienza dell'infanzia, all'esperienza del gioco del bambino, però rivisitandole con una grande attenzione per il dato reale. Ci sono tutta una serie di opere, se poi possiamo anche, se volete fare anche un percorso che secondo me è la cosa migliore, perché vedere le opere dà anche un senso diverso rispetto alla sola parola. Ecco, nel caso specifico di questa incisione, che come ha detto Veronica nasce da una sovrapposizione di elementi e di tecniche che danno però non un'impressione di qualcosa di artefatto, ma di un connubio tra la persona e la natura, è un'idea veramente interessante perché si crea un rapporto simbiotico tra il soggetto, in questo caso la Veronica stessa, e la natura circostante. Quindi un legame estremamente interessante che l'artista ha voluto trasmettere con questa opera. E qui un ricordo che ho anche molto bello di 8 anni fa, Oscar Simonetti, no, naturalmente è un ricordo personale ma che vorrei trasmettervi. Oscar Simonetti è una persona che è ritratta in questa incisione di Veronica, che comunica tantissimo a livello umano, è un poeta contadino che abita in un borgo medievale abbandonato sulla riva veronese del lago di Garda e ci ha dato delle emozioni incredibili accogliendoci in questa sua casa, dove tra libri e chitarre e il tempo sembra si sia fermato,
e il ricordo di Veronica di fermato in questo momento in cui Oscar sta fumando una piccola sigaretta che si è fatto con sullo sfondo la parola che è un elemento essenziale della sua vita di poeta che si è ritirato in questo eremo sul lago di Garda, dice molto di più di quello che è l'immagine stessa. Ci spostiamo nella parte delle bolle di sapone. Le bolle di sapone sono state per un periodo importante della vita di Veronica un elemento essenziale del suo linguaggio espressivo. Un linguaggio espressivo che vede nella bolla di sapone due piani, il piano del ludico, il gioco del bambino, e la metafora della vita dell'esistente. La bolla di sapone è l'effimero dell'esistenza che può esserci e non esserci in un momento, un soffio di vento, un qualsiasi elemento che può turbare questo equilibrio delicatissimo che è quello della bolla di sapone può interrompere questo sogno. E invece il fluire di queste immagini ci dà l'impressione che questo sogno non debba mai terminare e mai finire. Un altro elemento, sempre citando un po' a Sprazzi, perché le opere sono tante, meriterebbero tutte una trattazione, ma poi dopo Veronica naturalmente come artista può anche raccontare nello specifico le tecniche che sono poi importantissime. Però ecco, l'altro elemento è il carnevale dove la gioia si mescola anche con la melanconia, con il momento di tristezza, che è un duplice piano della nostra esistenza. Quello del momento di gioia che però può essere transitorio e la nostra stessa natura non ci fa cogliere appieno il momento della gioia. E poi nell'incisione con questa silhouette che ricorda quelle mozartiane, questa dama settecentesca con la coda, vediamo anche un affollarsi, una specie di corteo del medievale con questi carri, c'è un trovatore con il liuto e dei piccoli draghi, che sono anche questi dei simboli dell'arcano che c'è dentro di noi e soprattutto un legame del sogno del bambino, è un altro elemento che Veronica ha sempre voluto marcare nella sua attività, nella sua opera. Passiamo anche adesso a Lucio, che secondo me è fondamentale nella trattazione, perché le opere di Lucio Statti sono, come vedete, di diverse dimensioni. Abbiamo anche questi quadri che hanno una forma quadrata, una forma particolare. La dimensione anche contenuta e ristretta non è un modo per racchiudere e non dare spazialità al quadro, ma addirittura lo esalta. E c'è un tratto che nelle opere in cui Lucio usa i giocattoli, che sono giocattoli semplici, non è il gioco, l'americanata che siamo abituati oggi a dare ai nostri figli, ma sono i giochi di un tempo, sono la biglia, sono il piccolo Pinocchio seduto insieme a dei gessetti, c'è una piccola costruzione nascosta dietro questi giocattoli, c'è la barchetta di carta su quello che può essere o un vasto mare o addirittura una pozzanghera, c'è una piccola piramide, c'è un trenino di legno, e è un linguaggio, c'è Snoopy, ci sono quelli che possono essere i richiami a quello che era anche nella nostra mia generazione di cinquantenni, il gioco che era il gioco semplice ma che era ricco di significati e che stimolava la fantasia, cosa che invece oggi si è perduta. Lucio questo linguaggio lo esalta in tutte le sue opere, perché non si tratta soltanto di un mero richiamo all'infanzia fino a se stesso,
ma nel cercare di recuperare il linguaggio del bambino, che è un linguaggio complesso, al di là di quello che può essere il, diciamo, il dato immediato, e soprattutto sono oggetti che vengono decontestualizzati e riproposti in una, diciamo, in un ensemble visivo estremamente particolare. Ci sono degli echi di De Chirico che io considero veramente molto 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 belli e significativi, che però in questo caso hanno un linguaggio assolutamente diverso. Non è il De Chirico monumentalista magniloquente, è un De Chirico evidentemente intimista, racchiuso in questi quadrati. Poi c'è un quadro che a me piace particolarmente, che è questo altare. Ricorda una specie di altare di penati, quello che troviamo nelle città romane, Pompeite, vicina appunto anche geograficamente a Pozzuoli, luogo di vita di Veronica di Lucio, e la riproposizione di questo altare di penati, in cui i penati sono dei pinocchi, piccoli pinocchi racchiusi, sono come la sacralità del gioco del bambino e dell'espressività che ha una sacralità assolutamente inedita nel panorama artistico di oggi. E poi per cambiare prospettiva e andare a trovare un altro Lucio che si occupa di un paesaggio assolutamente diverso da quelli tradizionali, la barchetta che è abbandonata in questo piccolo laghetto che si è formato vicino a un marciapiede di una strada ciottolata di un nostro centro storico immaginario e immaginifico, che secondo me è una visionarietà straordinaria, un colore che è veramente al di là del reale, iperrealista, ma nello stesso tempo assolutamente diverso da qualsiasi altro tipo di paesaggio che io ho potuto vedere anche in altri artisti. Quindi devo dire che le opere di Lucio e di Veronica sono costantemente una sorpresa e sempre in costante innovazione e in costante divenire. Grazie. Ci conosciamo da anni e quindi sì, tante volte ha scritto su di noi con un profondo affetto e stima, e poi Arianna che ha messo a disposizione la galleria, perché come lei diceva da tanti anni ci conosciamo ed è sì, una bella collaborazione che è nata, quindi di questo ti ringraziamo. Grazie. Insomma, non so se pure tu vuoi dire la verità, che è la prima volta che sento parlare così magnificamente dentro le mie coste, tanto è vero che io non immaginavo, perché questo è il lavoro, ma ci tengo particolarmente. No, questo burattino elevato quasi a santo, certo. No? Io l'ho detto così. Un'icona che noi possiamo trovare anche nelle nostre chiese, mi fa piacere che lo hai, come lo hai inquadrato. Certo. Se stavo là, no.